Oggi andiamo a farci lo scrub con gli scarti della centrifuga dei semi di melograno. Lo mescolo al miele e facciamo un peeling. Questa è la faccia pre. Così, facciamo fotografia. Mescolandolo si ottiene una cosa densa così. Se avete una pelle delicata, questo è un po' aggressivo. Oh, scrubbino fatto. Ora è un po' arrossato ovviamente perché è abbastanza strong. Ora faremo una maschera invece con la polvere delle bucce mescolata le barbette del finocchio, sai quegli sbuffini verdi che vedete sopra. E questa è la maschera che ho appena preparato. Allora, se la volete un po' che si stenda meglio, la potete anche frullare la parte del finocchio, perché almeno poi diventa una cremina. Io che sono un animale, la metto un po' così, un po' più grossa. Ho appena finito anche la maschera. Questo è l'effetto. Molto liscio, molto liscio. Ora darò un po' di olio di canapa, della bava di lumaca qui e poi forse basta. Per oggi i miei esperimenti possono bastare. Sono soddisfatta della maschera al melograno, sono veramente soddisfatta. Anche qui bene, molto 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 bene ragazzi, fantastico.